Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi voglio farvi conoscere un incisore laser che costa poco, quindi 299 euro attualmente, mentre sto registrando sul sito del venditore Cafago, ed è un Atomstack da 10 watt con sistema di air assist integrato. Atomstack Maker, già il modello mi piace, Maker, fatto apposta per noi. Ed è un modello nuovo che io non avevo mai visto, addirittura ho guardato così sul web se c'era qualcosa, non ho visto nemmeno video in giro. È anche un sistema molto simpatico per me a fuoco che non troviamo nemmeno nei modelli più evoluti della Atomstack, quindi con potenze superiori. Una bella struttura, fatto bene, mettiamola alla prova, vediamo come si comporta, farò le prove più salienti, quindi prove di taglio, prove di incisione su un paio di materiali con diversi spessori. Non voglio perdere tempo, ma voglio farvi capire se un incisore a questa cifra può essere interessante, può funzionare bene, quindi se è da acquistare oppure no. Ma è un Atomstack, io dubbi non avrei, quindi mettiamolo subito nel suo alloggiamento e facciamo le prime prove. E allora inserisco subito il modulo nella sua sede. Considerate che è predisposto per l'air assist, però la pompa non viene data in dotazione, quindi si fa passare il tubicino da questo lato, dopodiché si inserisce, va bene anche così, non è necessario spingerlo fino in fondo. Eventualmente, se avete un tubicino che ve lo consente, spingete fino in fondo, e se troppo largo mettete pure una fascetta. Comunque, con questa slitta si inserisce all'interno dell'alloggiamento e si blocca. Abbiamo queste due viti laterali. Inserisco anche il collegamento. Che ne dite? Se prima di iniziare vi faccio vedere pure il montaggio, che è velocissimo perché sono solo quattro piedini da montare lateralmente, le cinghie, questa struttura con guida lineare arriva già montata, quindi guardiamolo velocemente sia l'unboxing che il montaggio. Visto quindi il montaggio, accendiamo l'incisore. Andrà automaticamente alla home, perfetto. E a questo punto possiamo mettere il nostro materiale per fare il primo material test. Voglio fare il primo con il multistrato di pioppo, 4 mm. Accendo anche l'air assist e via. Adesso sta andando a 150 mm al minuto al 45% e sembra che già stia tagliando, sì, perché si è staccato il primo pezzo. Gradualmente aumenterà la potenza e poi nelle righe successive aumenterà man mano di velocità. Ovviamente queste sono delle prove fatte con air assist, sicuramente senza l'air assist si faranno delle prestazioni meno performanti, però avendo l'opportunità di utilizzarlo, visto che è predisposto, mi sembra giusto fare il test con l'air assist, altrimenti comprometterebbe i risultati rispetto a quello che state vedendo adesso. Anche a 275 mm al minuto ho riuscito a tagliare il multistrato di pioppo e ovviamente è un solo passaggio per ogni taglio. Allora faccio tutto davanti a voi, quindi stacco il pezzo. Come vedete, alcune parti si sono staccate semplicemente sollevandole. La prova successiva è quella di picchiettare, ok, colpire con decisione. In questo caso vediamo che si sono staccati praticamente tutti. L'ultimo è un pochettino più abbassato nella linea dei 525 mm al minuto, sì, l'ho tagliato senza dubbio, però siccome è un punto di incisione laser molto piccolo, e allora non si è staccato. Il resto lo considero non tagliato, anche se ci sono effettivamente solo dei piccoli pezzettini, quindi spingendolo si stacca, però questi non sono dei tagli eseguiti al 100%, quindi possiamo tagliare, considerate che io mi limito al 90% di potenza, anche a 600 mm al minuto con il 90% di potenza. Mantenetevi sempre con una velocità un pochettino più bassa o una potenza leggermente più alta, in modo da non rischiare di danneggiare i vostri progetti. Comunque, risultato più che soddisfacente per 4 mm con un incisore laser da 10 watt. Facciamo la stessa prova anche con il Betulla, in questo caso non commenterò, vediamo tutta la ripresa accelerata. L'unico commento che voglio fare prima di farvi vedere l'oro finito è che questo è da 3 mm, quindi è un Betulla da 3 mm, e questo invece è un multistrato di pioppo da 4 mm. Quello è più duro ma è più sottile, vediamo il risultato.
E allora, come avete visto, tra il Betulla ed il Pioppo c'è un abisso per quanto riguarda i risultati. Sicuramente più bello da vedere un bel risultato sul Betulla, sulle incisioni e quindi sulla pulizia di quello che abbiamo come risultato finale, però per quanto riguarda i tagli, imparagonabile. Qua siamo riusciti a tagliare solamente a 150 mm al minuto, già col 67% di potenza, poi ovviamente fino al 90%. Utilizzando il 100% probabilmente avrei tagliato anche a velocità maggiori, ma io sono contrario all'utilizzo del laser con la potenza massima. Mi mantengo sempre con il 90% di potenza. Ora facciamo la stessa prova da questa parte, visto che è rimasto pulito, per vedere le tonalità di grigio. Per questo tipo di lavoro però voglio fare un time lapse, perché richiede 20 minuti, avendo un punto di incisione davvero molto piccolo, quindi 0,05 x 0,05, e quindi un'interlinea che richiede molti passaggi sullo stesso quadratino. Poi guarderemo il risultato finale, ovviamente osservandolo da vicino. Lavoro completato. E allora, guardate, una gestione della potenza davvero eccezionale, anche se ho utilizzato solamente 7 linee e 7 colonne, e perdonatemi, ma nel primo e nel secondo avevo ancora l'air assist acceso. Dalla ripresa non si riesce a capire effettivamente benissimo la sfumatura che abbiamo, però riesce a passare in base alla velocità e anche in base alla potenza da una delle sfumature leggerissime a un riempimento corposo, fino ad arrivare a questa parte dove abbiamo un pochettino più di scavatura, con un'interlinea, come avete visto, di 0,05, perché il punto di incisione laser è molto piccolo, quindi permette di ottenere questi risultati così corposi. Questa invece è una prova su un pezzo di abete proveniente da una perlina da 10 mm, quindi senza colla né altro, semplicemente legno. Faremo la prova con 300 mm al minuto, 90% di potenza, 10 passaggi. Accendo l'air assist, quando si staccherà il pezzo automaticamente interromperò, quindi via. Queste sono riprese tutte in tempo reale, quindi sta completando il primo passaggio. Secondo passaggio già si intravede qualcosa, ma penso che non cadrà. Ci vorrà sicuramente il terzo passaggio, ma stiamo andando molto veloci. Quindi 300 mm al minuto, eh sì, sembra che questo sia il passaggio definitivo. Sono pronto a interrompere, eventualmente lo lascio lavorare ancora. Ok, si è staccato, quindi avete visto che riesce a tagliare perfettamente e il pezzo è pure molto pulito, non ci sono segni di bruciatura. Tre passaggi a questa velocità sono ideali, altrimenti un solo passaggio al 100%, ma in quel caso si rischiano bruciature e il risultato non riesce allo stesso modo. Adesso siamo pronti a fare il test di incisione delle immagini. Come sempre, questo girasole ricchissimo di dettagli con molte sfumature, quindi sono necessari 8 minuti senza air assist su un piccolo pezzettino di compensato di Betulla. 10.000 mm al minuto, 35% di potenza, però devo essere sincero, poco fa ho detto che questo è compensato di Betulla, perché così ad occhio mi sembra di Betulla, ma non ho modo di avere la prova, quindi è solo un'ipotesi. La stessa incisione voglio farla su questo MDF che abbiamo come base. A causa del riflesso della luce sullo stesso materiale non si capisce benissimo nemmeno l'incisione, quindi ok, è finito. Ve lo faccio vedere in questo modo, cerco di mettere a fuoco in modo da farvelo vedere per bene. Guardate, un dettaglio eccezionale, però questo è compensato, ripeto, non so che compensato sia, probabilmente è Betulla. Il risultato mi piace, ma mi piacerà di più sull'MDF. Vi faccio vedere pure la messa a fuoco tramite la rotellona sulla parte superiore, non so perché oggi la messa a fuoco non va bene. Ok, quindi in questo modo possiamo alzare ed abbassare. Io trovo più veloce l'utilizzo dei pomellini laterali, però per chi lo preferisce può utilizzare questa rotella. Ok, in questo modo abbiamo la messa a fuoco corretta, quindi avviamo questa incisione. In teoria con le stesse impostazioni dovrebbe venire molto meglio rispetto a quello che abbiamo avuto sul materiale appena utilizzato, però anche questa è una sorpresa. Molto dettagliato, però un po' chiaro, quindi mi sa che la interrompo e la facciamo con una potenza un poco più elevata, perché altrimenti non apprezzeremo la qualità di questo incisore. Per questa seconda prova quindi 50% di potenza anziché 35, e anche sul materiale la differenza si nota. E allora, completato, senza dubbio dettaglio più alto, molto più definito. Ovviamente poi dipende dalle impostazioni, dipende dal materiale, dall'angolo di inquadratura potrebbe sembrare più o meno inciso, però
per quanto riguarda la scala di grigi, il dettaglio e tanto altro, sull'MDF senza dubbio rende molto meglio. Poi invece abbiamo un maggiore punto di nero perché abbiamo una superficie che è molto più chiara, quindi risulta inciso con una tonalità maggiore. Però dipende, ripeto, dal materiale, dalle impostazioni e da tanto altro. Adesso proviamo ad incidere invece sul metallo. Era da un po' che non facevo la prova ad incidere il mio logo, quindi con una potenza del 90%, una velocità di 600 mm al minuto, proviamo ad incidere su questo coltello e vediamo come viene. Quindi via. Ovviamente anche in questo caso ci sarà da fare delle riprese spezzettate perché altrimenti ci vorrebbe un po' di tempo, non tantissimo, ma 2 minuti e mezzo comunque a stare così ad osservare. Ma guardate, già si vede che sta incidendo e ragazzi, sta incidendo benissimo. E forse sarebbe il caso di stare 2 minuti e mezzo messi così. Meravigliosa, guardate. Non noto nessun difetto in questa incisione. Anche le scritte più piccole, stiamo parlando di un'incisione di 12 mm per quanto riguarda la larghezza, 10 mm per quanto riguarda l'altezza. Complimenti ad Atomstack perché ha prodotto un incisore che riesce a darci questi risultati così belli. Mi piace tantissimo. Però c'è un però, ragazzi, voglio rifare questo material test, ma utilizzando dei parametri più adeguati. E allora ragazzi, ha rispettato quello che aveva fatto anche nel pezzo precedente, quindi stesse prestazioni, stessa ripetibilità, con la differenza però che qua questi si muovono, quindi colpendolo in questo modo si staccano. Ora sappiamo che riusciamo a tagliare anche a 200 mm al minuto, 208, con l'88% di potenza. Anche questo in realtà, sì, anche questo era staccato, però la linea, quindi lo spot è molto piccolo. E non tutti i pezzi si staccano, gli altri invece sono rimasti qua attaccati. Quindi riusciamo a tagliare tranquillamente. Questo è betulla, e betulla è tosto da tagliare, non è un materiale semplice come potrebbero essere tanti altri. Allora, siamo sul sito Cafago. Come vedete, il prezzo adesso, mentre sto registrando, è 299 € inclusa IVA. Solitamente c'è anche la spedizione gratuita. Solitamente viene spedito anche entro le 24 ore, quindi dovreste riceverlo praticamente subito senza spese doganali. Come vedete, qua abbiamo una potenza compresa fra 10 e 12 volt, una precisione grazie alla guida lineare 0,0 1 mm, un'area di lavoro di 400x400 mm, la velocità massima raggiungibile per quanto riguarda gli spostamenti è 24.000 mm al minuto. E poi non ve l'ho detto e non ve lo farò vedere, c'è anche la possibilità di lavorare tramite l'applicazione, quindi senza fili, ma io preferisco lavorare sempre con Light Burn. Comunque c'è la possibilità di utilizzarlo, se preferite potete fare anche qualche prova, ma tornerete a utilizzare il computer perché non c'è paragone. Questa invece è un'immagine che ci fa capire come è fatto il modulo all'interno, quindi due diodi laser che con degli specchi si sommano e quindi 6 watt ciascuno fanno 12 watt, però qualcosa col sistema di specchi si perde. E questa è l'immagine della guida lineare che ci permette questi movimenti così rapidi. Ovviamente non può mancare una rapida panoramica dell'incisore laser, perché è importante pure vedere la struttura. Quindi abbiamo il controller con il fungo d'emergenza. Ho lasciato appositamente questa fascetta nella quale c'è scritto di rimuoverla e serve praticamente per evitare che durante il trasporto si possa premere involontariamente, poi non si accenda e vi preoccupiate. Comunque, casomai bisogna girarlo verso destra, si rialza e l'incisore riprenderà a lavorare. Questo è il tastino di accensione, poi questo è un'uscita che ci permette di collegare eventualmente un monitor esterno, cosa però che non ho mai provato, quindi non so dirvi come sia. E questo è l'ingresso per la micro SD, perché si può lavorare quindi di conseguenza anche tramite questa scheda. Poi da questa parte abbiamo pure l'antennino del wifi, solito movimento per quanto riguarda l'asse Y con le rotelline, i due motori, quindi uno da questa parte e uno da quest'altra parte, che ci permettono di avere movimenti di entrambi gli assi. Quindi l'altra mia soddisfazione è il taglio di questo pezzo di 10 mm, ottenuto davvero in modo pulito, quindi non abbiamo segni di bruciatura né altro, ma semplicemente un taglio che io definirei perfetto. Tre passaggi, 300 mm al minuto con il 90% di potenza e poi le varie prove che vi ho fatto vedere, quindi l'incisione dell'immagine del girasole che su una superficie chiara ha un contrasto maggiore, quindi si vedono bene tutti i dettagli. Invece per quanto riguarda l'MDF abbiamo una definizione maggiore e quindi i dettagli si vedono ulteriormente bene, ma non abbiamo lo stesso tipo di contrasto. Io vi consiglio di lavorare comunque sul multistrato di pioppo, dove
dove abbiamo una buona definizione anche per quanto riguarda le scritte, perché comunque la linea, vedete, è finissima, quindi si ottiene una buona precisione, una bella leggibilità, considerando che tra l'altro avevamo l'air assist anche per le scritte. E come tagli, ragazzi, guardate qua, 525 mm al minuto con il 90% di potenza, 4 mm lo tagliate in un batter d'occhio, quindi con molta facilità. Sul betulla c'è invece da insistere un pochettino col numero di passaggi, oppure diminuire la velocità o aumentare la potenza. Però come incisore laser sono rimasto davvero soddisfatto perché i risultati, soprattutto considerando con 10 watt, sono davvero sorprendenti. Ed eccomi quindi con i tre pezzi che mi sono piaciuti di più: multistrato di pioppo, il mio coltello inciso con il mio logo e questo taglio. Ragazzi, se questo incisore laser vi serve per fare questo tipo di lavoro per la cifra che ha, 299 euro, considerate che Cafago sicuramente mi fornirà un codice di sconto importante, almeno lo spero, insisterò per averlo. Potreste pagarlo ancora di meno. Se lavorate con questo materiale potrete lavorare velocemente perché è dotato di air assist, è dotato di un punto, di uno spot molto piccolo, quindi i tagli riescono benissimo. Se dovete fare dei lavori di precisione, quindi con delle immagini molto dettagliate, avete visto quello che sono riuscito ad ottenere, quindi un'incisione veramente fatta bene, sia per le immagini che per il logo, e se dovete tagliare degli spessori elevati, quindi 10 mm, 1 cm, ma dove non ci sia colla, che in questo caso era una perlina, e allora va benissimo pure per questo tipo di lavoro. Queste recensioni servono per farvi capire se un incisore laser può andare bene per voi in base alle prestazioni che ha, perché ogni incisore è differente da uno all'altro, anche se hanno la stessa potenza, e quindi se è il caso di acquistarlo o meno. Ma con il codice di sconto sicuramente lo comprerete in tanti. Detto questo, non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace qua giù cliccando sul pollicione in su, cliccate anche sulla campanella dopo esservi iscritti e ci vediamo tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!